3 giorni. Un ringraziamento al complesso Zeno che ci ha ospitato ancora una volta in questa bellissima cornice naturale, fortunatamente con un tempo splendido, non troppo caldo. E naturalmente il grazie più grande, l'applauso più grande del gruppo Cenofilo Partenopeo e per tutti gli espositori che ci hanno portato ad una così bella manifestazione. Grazie a tutti per essere venuti. Quindi, se siamo pronti, faccio entrare Boris Spoliaric, il nostro Bessie Show Judge. Pastore Bergamasco, adesso non avete scuse, dovete applaudire tutti. Mastino Napoletano, Jack Russell, Bassotto Standard a pelo duro, Samoiedo, Rhodesian Ridgeback, Bracco Italiano, Labrador Retriever, Barbone Toy, Whippet, magnifici soggetti che rappresentano l'allevamento italiano ed internazionale. Vediamo in movimento il pastore bergamasco. Come vedete, il giudice osserva il bergamasco anche toccandolo per valutare la qualità del mantello e per valutare cosa c'è al di sotto del mantello, quindi la struttura del cane. Questo è il mastino napoletano. È il cane di casa. Nasce proprio qui sul Vesuvio, è una razza molto molto antica. Adesso la vediamo in movimento, è un cane che raggiunge anche i 90-95 kg. Come potete vedere, un'ossatura molto pesante, pelle abbondante. E adesso vediamo muovere il Jack Russell. Eccolo in movimento. Della volta del bassotto. Mm-hmm.
È la volta del bianco samoiedo, cane nordico, caratteristico il mantello. E lo vediamo in movimento. Rhodesian Ridgeback. Ancora una razza italiana e il bracco italiano nella varietà di mantello bianco arancio. Esiste anche una varietà roano marrone. Movimento per il bracco. E tocca adesso al Labrador Retriever. Con un giro il Labrador Retriever. Barbone Toy. L'ultimo a sfilare è il Whippet, in rappresentanza dei levrieri. Un applauso per il bergamasco, mastino napoletano, Jack Russell, bassotto standard a pelo duro. È un po' una chiamata come al teatro, escono una alla volta e prendono il vostro applauso, il samoiedo. Rhodesian Ridgeback, bracco italiano, Labrador Retriever, Barbone Toy, Whippet. Siamo subito alla classifica, terzo posto per il bracco italiano, secondo posto per il Jack Russell e vince il mastino napoletano. Invasione di campo in buona tradizione napoletana. E i giudici, se desiderano, vengono a fare una foto con tutto lo staff. Please, if you like to come for a picture.